Perché la pace non si costruisce con i buoni sentimenti e con le belle parole, la pace è soprattutto deterrenza, è impegno, è sacrificio. Così la presidente del Consiglio Meloni alla base Mille Voi di Shana in Libano, dove sono di stanza i contingenti italiani dispiegati nel paese dei cedri. La premier porta ai militari, in particolare in occasione delle imminenti festività pasquali, la riconoscenza dell'Italia per l'impegno profuso in un quadro di sicurezza deteriorato a tutela della pace in un'area di guerra. Rinunciate a tutto. E rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace della quale in tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa loro. Intanto torna in primo piano il caso Salis, arrivata in aula per la seconda udienza, ancora una volta in manette, minacciati i legali e gli amici dell'attivista accusata di aver aggredito 3 militanti di estrema destra. Interviene il ministro degli esteri Tajani, non c'è pericolo di fuga, non è un bel modo. Non va bene, vanno sempre rispettati i diritti dei detenuti, soprattutto quelli in attesa di giudizio, come prevedono le norme comunitarie. Continueremo a ripetere, mi auguro che vengano concessi gli arresti domiciliari, che possa essere assolto. Quello che dicono, politicizziamo il processo, perché se viene politicizzato il processo, chi ne subisce più le conseguenze è la Salis.